6 mesi e 10 giorni di reclusione più il pagamento delle spese processuali, la pena inflitta dal giudice del Tribunale di Sulmona Concetta Buccini a un 33enne marocchino finito sul banco degli imputati per violenza, minaccia a pubblico ufficiale in osservanza dei provvedimenti di detenzione di arma atta ad offendere. La vicenda risale esattamente a 4 anni fa, il 27 febbraio 2020, quando il giovane, dopo essere stato espulso dal questore di Roma dal territorio nazionale, era stato fermato a Sulmona dai carabinieri della locale compagnia nel corso dei controlli ordinari. Secondo l'accusa, il 33enne aveva brandito un pezzo di vetro come un coltello, minacciando di violenza fisica il vice brigadiere e carabiniere in servizio per impedirgli di identificarlo. Il marocchino aveva inoltre violato il provvedimento emesso a gennaio 2020 dal questore della capitale, essendo stato fermato e perquisito nella frazione di Bagnaturo. L'attività dei carabinieri portò al sequestro del vetro utilizzato come arma e di un pezzo di pietra dal diametro di 7 cm. Per tutte queste accuse è stato condannato alla pena di 6 mesi e 10 giorni di reclusione.